Sarà record di iscrizioni per la 44esima edizione della 100 km del Passatore. 2.605 gli atleti iscritti quest'anno, ma la possibilità di registrarsi rimarrà ancora aperta fino al 18 maggio. L'anno scorso erano 2.504 gli atleti alla partenza. Podisti europei e provenienti da Oltreoceano, da Argentina, Brasile, Giappone, Perù, Stati Uniti, tenteranno di spezzare il dominio di Giorgio Calcaterra, che anche quest'anno prenderà il via all'ultramaratona, consapevole che prima o poi dovrà cedere lo scettro del comando. Ma non la vittoria, perché è l'unica vittoria che conta nel passatore, come ha ricordato lo stesso corridore, è arrivare in Piazza del Popolo. Tanti gli atleti che ambiscono alla prima posizione, fra tutti gli italiani Di Cecco e Hack Müller e l'ucraino Gliva, battuti proprio da Calcaterra nelle edizioni passate. Fra le donne, occhi puntati su Sustic e Vrajic, vittoriosi negli ultimi anni, e sulle italiane Del Sindaco e Canepa. Sarà un riaffermare la forza di questa competizione, di questa manifestazione, e siamo alla 44esima edizione, e un numero altissimo di iscritti, dovremmo fare il record di ogni tempo, e la macchina organizzativa è in moto. Questa sera iniziamo il nostro avvicinamento con l'inaugurazione delle mostre delle medaglie. Verranno premiati i ragazzi che hanno concorso con i loro gessi a fare i calchi per la medaglia e i manifesti per l'edizione del 2017. Ecco, ricca di partecipanti, ovviamente ci sarà anche Giorgio Calcaterra. Sì, ci sarà Giorgio Calcaterra, ha assicurato la sua presenza, anzi sarà qui stasera per presentare il suo libro che ha scritto assieme a un altro autore, quindi siamo anche ansiosi di leggere questo libro, cosa ha scritto. Tra l'altro in questi ultimi tempi ha avuto anche delle prestazioni da record, quindi si mantiene sempre molto attivo da un punto di vista sportivo, e speriamo di vederlo in forma anche quella sera. Speriamo di vederlo in forma anche quella sera. Ecco, due parole su questa doppia mostra delle medaglie e dei premi della 100 km. Sì, vogliamo dare a tutta la cittadinanza visibilità a quello che fanno questi ragazzi per questo concorso delle medaglie. In più, molti dei premi, la maggior parte, sono fatti da artisti ceramisti della nostra Faenza, quindi questo abbinamento della nostra ceramica alla nostra manifestazione è molto bella per vedere anche, oltre il fatto sportivo, anche il fatto artistico. Novità di quest'anno sarà il gemellaggio con le vie del San Giovese, che in Piazza Nenni offriranno al pubblico, prima dell'arrivo degli atleti in gara, un assaggio delle coltivazioni toscano-romagnole. La cronaca live della corsa via Twitter sarà un'altra innovazione di quest'anno, grazie alla collaborazione con gli studenti del Torricelli Ballardini. Diverse le staffette che anticiperanno l'arrivo dei corridori: la staffetta degli studenti dell'Istituto Superiore Cassiano Paolini di Imola, la staffetta degli alunni dell'Istituto Comprensivo Faenza San Rocco, la storica staffetta 50 per 1000 promossa da CSI e Faenza Gioca Sport, la staffetta Donne in Rosa in Cammino per la Vita, alla quale parteciperanno una decina di donne che hanno affrontato l'intervento al seno, e la corsa della Solidarietà, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. Federico Lega per Faenza Web TV.